questa notte io mi sto sacrificando nuovamente per voi, perché mi sto sacrificando. Sono insieme a Matteo di, diciamo, Uomini Donne, Canale 5. Dai, uno dei più belli d'Italia, The Saints. Buonasera a tutte ragazze. Allora Matteo, questa sera il Paparazzi Snob Music di Casalvelino Paese. Parlaci del locale e delle ragazze, che ho visto che hai fatto il pierraggio questa sera. Il locale è tutto molto carino, la zona bellissima, c'è una vista splendida. Questa sera Paparazzi Snob Music, una carrellata di ospiti, perché ci sono stati Gianluca, Scagno. Caro amico Gianluca. Soffrire e alla fine ammaliarvi, se ci riusciamo. Allora, ecco, grazie a Mimmo, che sei proprio fantastico. Meno male che c'è Mimmo. Noi vi salutiamo, voglio ricordarvi, approfitto della presenza di Matteo, la festa non finisce qui, perché sabato prossimo altra grande serata al Paparazzi Snow Music di Casalvelino Paese. Mi sono anche un po' incespicata. Comunque, vi aspettiamo al Paparazzi e intanto io saluto con un bacio Matteo, mi sto sacrificando per voi, ricordatelo. Pianeta Notte, questa sera, in questo momento si trova alla mucca sul divano, però in versione, scusa, dicevi... Versione estiva, la mucca sull'asdraio. Salve a tutti. Ma tu chi sei? Io sono un amico della conduttrice e un po' mi stavo fidanzando con l'operatore, perché in genere gli operatori sono quasi tutti gay e quindi stavo cercando di fidanzarmi con l'operatore. Bisogna cambiare nella vita, eh? Bisogna provare nome. Allora. Ebbè, la mucca sull'asdraio è la versione estiva di quella sul divano, che è un ristorante famosissimo salernitano, ma è anche il punto di ristoro per gli uomini della notte e per quelli che vengono al Dolce Vita, perché siamo al Dolce Vita. Siamo alla Dolce Vita. E in questo momento ho notato anche che Caramiello sta impastando. Antonio ha, come tutti gli artisti in genere, gli artisti hanno due hobby. Lui è un artista della musica, un disc jockey, anche molto bravo, molto bravo. Ma la cosa, come tutti gli artisti, hanno l'hobby, o i fiori o cucinare. Lui ha l'hobby di cucinare. E dimmi invece, tu che hobby hai? E guarda, io ne ho uno in particolare, amo molto gli animali e quindi praticamente trascorro il mio tempo tra le persone. Ah, bene, abbiamo lo stesso hobby. Ho il mio cane che mi porta spesso a spasso a fare la pipì fuori, la cacca, e mi accompagna in giro, un boxer tigrato, e poi ho i miei figli che mi prendono tanto tempo, quel po' di tempo libero che mi resta. Ascoltami, prima stavamo parlando di tutte le previsioni del tempo, le abbiamo già dette, ma le previsioni dell'estate per quanto riguarda la movida, chiamiamola così, perché è una parola che si usa spesso, però io questa volta la voglio riproporre. Dicevamo che il nostro Gigi, Gigi Squillante, molte volte io lo vedo in televisione, parla, dicevamo questo, giusto? A me piace molto, però... penso che tu sia incompreso in questo grande ambiente della... non della trasgressione. No, allora, prima ne parlavamo e scherziamo su questa cosa. In realtà, ti ripeto, non è proprio così. È tutto legato sempre a partire da un presupposto. Io non parto mai dal presupposto che chi mi è di fronte è deficiente o è idiota. Io parto dal presupposto che le persone che mi sono di fronte sono intelligenti, capaci e hanno la cognizione di discernere il bene, il male, il giusto e lo sbagliato. Per cui io, quando credo e penso qualcosa, lo racconto. Un po' di anni fa, pensare e immaginare che un privé di una discussione discoteca di Salerno potesse proporre musica house era un paradosso, perché gran parte di queste, discoteche, i loro privé, facevano musica anni 70 latinoamericano. In realtà poi che cosa è successo? Che io, un po' tutti i miei colleghi contro, perché dicevano che la gente di Salerno, della provincia di Salerno, non poteva capire, e chi amava la musica house partiva, andava a Napoli, andava a Riccione, a Rimini. Poi invece sono dovuti quasi tutti ricredere che non è così. I disc jockey devono proporre, devono avere la facoltà, la voglia, la capacità di proporre, e la gente poi nella condizione di apprezzare. Io sono sempre convinto che la nostra capacità è quella, deve essere quella propositiva.
Allora, praticamente noi siamo qui perché anch'io questa sera assaggerò i piatti della mucca sulla sdraio. Tu sei una cliente fissa di ecco, Antonio. E qui abbiamo il DJ Beppe Cancro. Ladies and gentlemen, for you Beppe Cancro. Sì. Quanto ti ho dato? Yes. Quanto ti ho dato? Allora, Beppe, quest'estate come la senti? Guarda, il Dolce Vita è sempre il Dolce Vita. Il locale più bello della Costa Sud, e, che dire, tanta gente, buona musica, e, che dire. Dolce Vita, chi non è venuto deve venire perché deve provare la sensazione, l'atmosfera che si crea il venerdì, specialmente il venerdì perché sono io. Il sabato c'è Gigi, c'è Max Pagano. E poi tutta l'organizzazione. Poi è passato Mario Nicastro. Il Mario Nicastro, il mitico Mario Nicastro. Lo conosci tu Mario Nicastro? No. Dolce Vita, carrellata di DJ questa sera, Beppe Cancro, Gigi Squillante, ladies and gentlemen, Mario Nicastro, ciao. Ciao, allora? Allora? Com'è da queste parti? Così, a passare una bella serata, no, per lavoro, come sempre. Ricordiamo che siamo di venerdì. Sì, venerdì Dolce Vita fa capo ad un'altra organizzazione che facciamo questo venerdì. Simpatico anche perché abbiamo una sala qui dove facciamo live e musica da divertimento proprio estiva, italiana, anni 70, che è molto caratteristica perché si trova proprio vicino al mare, quindi ci dà quel senso d'estate. Vi auguro una buona estate e divertitevi. E Pianeta Notte? A tutti quelli che ci vedono, Pianeta Notte. Scusa caramiello, non mi disturbare, sto leggendo La mucca sullo sdraio. Non ti disturbo, continua a leggere. Questa sera Dolce Vita e inoltre io sono passata a trovare il mio carissimo DJ Caramiello che non mi perdona perché quest'estate l'ho chiamato Caramello. Vabbè, ma sai quante volte hanno sbagliato, poi a te è permesso, voglio dire. È permesso perché secondo me sei il DJ più dolce d'Italia. Allora Antonio, dopo la mucca sul divano versione winter, inverno, sì. Allora siamo in summer. E quindi questa siamo... Questa donna è una, come disse un ragazzo, questa donna è cosmopolitan. La cultura dove arriva, eh? Pensa che invece nell'ambiente delle discoteche ho sentito, non faccio nomi, assolutamente mai. Sono il DJ Residence. Ah, ecco. Una villetta sul mare. Quattro palme, due cocchi. Quello magari sarebbe bello. Ascoltami, allora io prima di fiondarmi sullo spaghetto alla carbonara, perché mi ci fionderò, voglio un saluto dal mio DJ preferito a Pianeta Notte. Un salutone a tutti coloro che ascoltano, che guardano Pianeta Notte, mi raccomando seguite sempre la Dori e un bacio fortissimo a Luigi. Ciao, grazie. Dolce Vita, questa sera il divertimento si ferma qui. Ciao Armando, qui si ferma. Ciao a te, ai telespettatori di Pianeta Notte. Sì, questa splendida serata, è venerdì notte, la programmazione Dolce Vita ormai è partita dal 15 di maggio, si articola su quattro serate settimanali, sono il giovedì, venerdì, sabato e domenica. Grossissime differenze tra i giorni, un unico comune denominatore, quello del divertimento. Bene, ma oltre a tutta questa programmazione che ormai secondo me te la sogni di notte, no? Perché è sempre... Volevo dire, ma Armando, come vive la notte? Sempre in discoteca, sempre? Io amo questo lavoro, cioè io vengo da un'altra estrazione, quella scientifica, sono programmatore di computer, però sono innamorato... Meno male che sei nelle discoteche, ti sei salvato, senza offendere ai programmatori di computer. Niente, io sono innamoratissimo di questo mestiere, di questo lavoro, quindi vivo 20 ore su 24 nella mia struttura. Bene, quindi chi meglio di te può dare un messaggio a tutto il popolo della notte?
La notte è bella, basta viverla in modo sano, quello che propone qui il Dolce Vita, come propongono tante, tante strutture in Campania e in Italia. Siamo di riferimento in tutte le guide nazionali come punto di riferimento della notte qui al centro-sud. Siamo molto contenti perché ciò che abbiamo realizzato l'abbiamo realizzato in 10 anni, perché oggi, proprio quest'anno, compiamo il 10° anno di attività di Pub & Poi Management, che è la nostra società di produzione. Che dire, siamo contenti e ci diamo diciamo un trampolino d'inizio nei primi 10 per arrivare chissà dove. Appunto, allora abbiamo parlato di programmazione di notte, in questi mesi, giugno in particolar modo, abbiamo parlato delle previsioni del tempo, invece le previsioni di Armando per quanto riguarda l'estate 2004, come ha detto il tuo vocalist. Sarà un'estate bellissima, all'insegna del divertimento, all'insegna del caldo, perché finalmente è arrivato. Sarà lunghissima, io mi auguro. Una cosa certa, il Dolce Vita chiude il primo sabato di ottobre, questo è certo, anche se c'è il diluvio. Bene, questo ha detto Armando e questo sarà. Ciao! Ciao a tutti e grazie! Amici di Pianeta Notte, questa sera siamo allo Stadio Arechi per questo grande evento. In mia compagnia è il generale Borrini, comandante della Brigata Garibaldi. Generale, benvenuto sulle nostre telecamere. Io voglio chiedergli, questo grande evento so che è stato fortemente voluto da lei. Sì, innanzitutto grazie a voi per dedicarci un po' di attenzione in queste attività. Noi della Brigata Garibaldi abbiamo voluto ricordare con questo evento le vittime di Nassiriya, ma abbiamo voluto soprattutto lasciare più spazio alla vicinanza alle famiglie. Abbiamo invitato unitamente al Comando Generale dei Carabinieri le famiglie a partecipare a questa attività, proprio perché sentissero il calore umano, il calore di questa meravigliosa gente di Salerno, che io peraltro conosco per aver fatto servizio qualche anno fa proprio qui a Salerno. Proseguiamo col nostro appuntamento allo Stadio Arechi per questo grande evento. In mia compagnia l'onorevole Vagliante. Buonasera e benvenuto sulle nostre telecamere. Quindi, come ho già chiesto agli altri componenti di questa serata, a coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa serata, vogliamo parlarne questo evento per cosa, per quale motivazione, lo sappiamo già ma voglio sentirlo dire da lei. Salerno consolida un rapporto amicale con i nostri uomini delle forze dell'ordine, in particolare con l'esercito italiano, la brigata bersaglieri di Garibaldi, di Caserta, e con i carabinieri. È un rapporto proficuo, sinergico, che ci vede lavorare in sinergia, appunto in collaborazione ogni giorno. Salerno è una città tranquilla, una città vivibile per il grosso lavoro che le forze dell'ordine sono capaci di mettere in campo, ovviamente di concerto con le istituzioni. Questa sera noi ricordiamo al Arechi di Salerno le vittime di Nassiriya, che furono barbaramente trucidate da terroristi di quel paese. Devo dire che Salerno è stata vicina in quei momenti, come tutto il paese, agli uomini dell'esercito e dei carabinieri. Questa sera è una prova tangibile dell'amicizia, del rispetto, dell'ammirazione, della stima, della gratitudine che la città di Salerno ha per le nostre forze dell'ordine. Bene, questo avvenimento sicuramente ha colpito tutti gli italiani, quindi questa sera noi siamo qua tutti insieme, vicini anche alle famiglie dei caduti, e quindi serata dedicata ai nostri amici di Nassiriya e naturalmente con questo grande spettacolo per tutti voi. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Amici di Pianeta Notte, in nostra compagnia il generale Gilberto Murgia. Generale, buonasera e benvenuto sulle nostre telecamere, in particolar modo sul nostro programma. Come ho già detto e ripetuto, questa sera grande evento allo Stadio Arechi per ricordare i caduti di Nassiriya. Grande manifestazione, grande spettacolo, oltre al grande dolore che abbiamo provato tutti gli italiani, penso che questo non certo può compensare la loro perdita, ma può dare un qualcosa per ricordarli serenamente.
Intanto un saluto a tutti quanti, questa è una serata magica, magica sotto ogni profilo, magica per la partecipazione massiccia della popolazione di Salerno e della provincia di Salerno, magica per le autorità politiche che hanno voluto segnalare con la loro presenza proprio la vicinanza alle famiglie di Nassiriya. È magica per il segnale che viene da una serata come questa, che significa solidarietà, senso di appartenenza a un qualcosa. Diciamo che i nostri eroi non sono caduti in vano, hanno stimolato sicuramente valori che sembravano soppiti, soprattutto tra i giovani. Amici di Pianeta Notte, sempre allo stadio Arechi, con me due personaggi famosissimi, perché siete, saranno famosi, ma siete diventati famosi, Michele? Ettore. Ettore Michele, Michele Ettore. Giusto. Da saranno famosi. Quindi, dopo l'esperienza di questa casa, seconda casa, perché comunque eravate un po' segregati lì, o no? No, segregati no, però insomma dovevamo stare dalla mattina alla sera comunque nella scuola e poi la sera tornavamo in albergo e facevamo le stesse cose, pranzavamo, mangiavamo insieme. Lui, me lo ricordo, vieni qua Danilo, che hai Danilo dall'occhio stupendo. Sì, ciao, ciao a tutti, un bacione. Ma tu mangi il peperoncino di Soverato? Sono un vero calabrese, ma il peperoncino non lo mangio. D'accordo. Quindi... Oh ragazzi, però non mi fate fare Barbara D'Urso, ragazzi, calma, tranquilli. Allora, ragazzi, questa sera siete qui per questo grande avvenimento, vogliamo parlarne un attimo? È un avvenimento molto importante in cui noi siamo qui felici, ci teniamo anche a fare questo. La posizione è un po' strana. Ci teniamo anche a fare queste cose di beneficenza perché è giusto dare questa mano, diciamo, a persone che danno la vita per la nostra patria. Bene, ed ora, dato che il nostro programma va un po' di notte, si chiama Pianeta Notte, parliamo di tutto quello che succede la notte. Ormai è buio, quindi io posso chiedervi di fare un saluto a tutti i nostri amici di Pianeta Notte, però tipo saranno famosi. Come lo fate? Ah, io posso dire solo... Ciao Pianeta Notte! Non mollate mai Pianeta Notte! Non siamo distratti! Non mollare mai! Ma sto facendo l'autografo! Ma e allora io vi suggerisco un'altra cosa, facciamo insieme tipo un altro tipo di spot di Mediaset, Pianeta Notte, vi va? Pronti? Allora, uno, due. Per una televisione migliore, vedi Pianeta Notte! Ciao! Allora, questi grandi futuri attori devono fare una cosina. Allora, il programma si chiama Pianeta Notte, per cui Pianeta Notte, messaggio? Pianeta Notte, mi raccomando, sempre testa alta e chiaro l'obiettivo. Non so voi, ma io guardo sempre Pianeta Notte. L'abbiamo pagato! Notte vi seguo sempre, un bacio. Censura, censura, censura. Bene, dopo questi scatenatissimi ragazzi nel gruppo ci sono anche le calciatrici. Per forza, sì, per forza. Facciamo la nostra sporca figura. Esatto, sì. E... Vi hanno messa in porta? No. Ci faranno giocare 5 minuti perché noi siamo troppo brave per loro e allora potrebbero sfigurare, quindi 2-3 minuti così e poi si vedrà, insomma. Sì. Tu sei? Giovanna. Marcella. Giovanna, sei stata presente l'anno scorso a Salerno? L'anno scorso, sì, un'esperienza fantastica. Sì, ma ho notato che piangete sempre, ma perché? Io no. Tu no, Io no, per carità. Quelli di quest'anno sono stati un po' piagnucolosi. No, avevano la lacrimuccia facile, però... Sono emozioni vere, quindi si piange. Tu sei cantante, sì. Tu? Attrice. Allora fammi, salutami Pianeta Notte con la voce ombelicale. Buonanotte a Pianeta Notte. Mentre tu cantato. Buonanotte Pianeta Notte. Candando. Scusa. E come la canto? Buonanotte Pianeta Notte. Scusa, ma sei in ginocchio per me? Sì, sto pregando per te, per stasera, usciamo insieme stasera.
Intanto hai giocato? No, no, ancora no. E sei già distrutto? No, in prestito, sto pregando, mi sto preparando per la partita dopo. Sto facendo meditazione. Tu sei del gruppo? Sono del gruppo, però non sono stato, sono ballerino, ma non sono stato d'amici. Dove sei stato? Accademia Nazionale di Danza. Ti chiami? Sebastiano. Sebastiano, un saluto a tutti i nostri amici di Pianeta Notte. Ciao. Fabio, ti stavo cercando, ma hai giocato? Allora, ho giocato e ho dato l'anima in difesa, scusate per come sto messo. Sì, la doccia io dopo, grazie. E niente, la partita è stata sofferta, abbiamo chiesto degli aiuti, alla fine eravamo 25-26, ma il gol non c'è stato, la prossima vinceremo. Pensate quanto è stato sofferta, guardate Fabio. È uno schifoso questo ragazzo, perché ci ha fatto perdere, la colpa sua perché ha toccato la palla con le mani. Ho dato l'anima. Fabio è un grande attore, come grande attore ha fatto una grande partita. Ho fatto, io ho giocato, mi sono immedesimato nel ruolo del difensore e niente, ho cercato di fare il meglio, insomma, ho giocato, era un attore difensore, non un Fabio, difensore. Comunque sarai famoso, non ti preoccupare. Grazie, ciao. Ciao. Il nostro grande attore napoletano, giocato intensamente. Ho dato l'anima. E anche un muscolo, perché lo so, fatto male, da notare il taglio, si vede all'interno, se c'ha l'endoscopia, come si chiama? Cioè, no, quella è un'altra cosa, scusami, scusami, Gennaro, ma che dici Gennaro? E che dico, io non ho mai studiato medicina, quindi azzardavo una cosa, però guarda, lottiamo per il terzo posto e questo è importante. Ok, tu sei? Enrico, ma ti hanno proprio marchiato. No, ma ce la fai Enrico? Cioè, posso sostenere? Ma io la prossima partita non la gioco, perché altrimenti stiro proprio sul campo, quindi. Tu fai cantante? Attore. Attore, ma questi attori ho visto scarsini in campo, eh? Attori sono scarsini in campo, ma insomma, speriamo di far meglio in altro, ecco, sicuramente. Quindi per stasera basta partita. Basta, ho dato il cuore, l'anima, però non ce la faccio. Non ce la fa più, Enrico non ce la fa più. Enrico, un saluto ai nostri amici Pianeta Notte. Di Pianeta Notte, salute e buonanotte amici di Pianeta Notte, ciao. Lo segui sempre. E come, non lo seguo? Pianeta Notte. E si vede anche a Roma. E come si vede a Roma. Quindi i bersaglieri della Brigata Garibaldi. Sì. Vedi, non ha fiato lui, io praticamente chiamiamo la barella. Ma una magnifica serata, ringrazio il pubblico che è venuto qui stasera. Bene. Colto bene. Allora, dato che noi... Il nostro è un programma che si chiama Pianeta Notte Rete 7. Io volevo... cos'è? Il portiere? Sì, portiere. Allora... Nonché Luciano Moggi della situazione. Ok. Quindi ho qui quasi tutta la squadra. Sì. E un saluto a Pianeta Notte dai bersaglieri della Brigata Garibaldi. Saluti a tutti e viva l'Italia, Pianeta Notte. Peppe, ora non mi scappi più. Allora, ho cercato di fare come i bersaglieri, no? Lasciamo perdere, vero? Sì, sì, direi proprio i bersaglieri facciano i bersaglieri. I giornalisti da bordo campo comodamente commentano e dissertano su quello che fanno quelli che corrono. Allora si sceglie un destino poi nella vita, ecco. Beppe, dire che sei un giornalista è riduttivo. No, perché? Insomma. Ma perché tu sei dappertutto, viaggi, sì. Curi un sacco di trasmissioni. Io mi definisco un comunicatore, ecco, quindi insomma in senso lato. Mi fa però particolarmente piacere essere qui questa sera, perché oramai ho sviluppato un legame di grande affetto con la Brigata Garibaldi. In particolare sono stato onorato di essere loro conferenziere nell'ambito di un seminario riservato agli ufficiali sull'etica dello sport e l'etica militare, e da allora è nato questo feeling che mi porta ad essere presente alle loro manifestazioni davvero molto nobili come questa, perché è nel ricordo delle vittime di Nassiriya. Ma soprattutto lancio un messaggio di solidarietà attraverso lo sport, che credo sia una cosa davvero straordinariamente importante. Bene, e ora io voglio chiederti, puoi salutare tutti i nostri amici di Pianeta Notte? Io saluto con piacere gli amici di Pianeta Notte, anche perché qui la partita si addentrerà nel cuore notte. Della notte. E se posso permettermi una raccomandazione al popolo della notte, di vivere la notte con grande intensità mentale. E non c'è bisogno per l'intensità mentale di droghe, di alcol, di pigiare il piede sull'acceleratore. Si può vivere la notte a velocità moderata e ridotta, senza bere, senza eccedere nel bere, divertendosi con gli amici e godendo di questa grande allegria. Ciao al popolo della notte. Ti ringrazio, ciao, ciao. Pianeta Notte, basta. Mi piacere.